sì, insieme con Carla, del libro di cui le poesie sono qui su queste pareti, anzi proprio questa amicizia con Ulisse ha fatto sì che abbiamo voluto rinfrescare quest'aula cambiando anche il modo di esporre le poesie di Ulisse e i disegni di Venturino. Lui l'ha vista e ha gioito molto, e questo per me è forse il più bel regalo che ho potuto fare facendogli vedere quest'aula. E qui il mio ringraziamento proprio a Andrea, presidente del circolo, perché quest'aula è stata rifatta grazie all'impegno del circolo. Qui la parrocchia e il circo è tutt'uno, forse l'unico esempio in tutto il mondo. Posso? Vai Antonio, vieni. No, sto qui. Diciamo tu centri da lontano, mi ha sollecitato Don Adalberto, perché io sono uno della Combrico, l'editore di questo libro. Questo è il secondo libro, insomma, facciamo, e speriamo che si possa continuare a stampare libri che riguardano i nostri rapporti, la nostra vita. Io un ricordo di Ulisse, diciamo un po' strano, e non vorrei che fosse inteso in modo irriguardoso. Ce l'ho avuto quando proprio l'ho conosciuto, ma quasi 20 anni fa, a una cena delle nostre, della Combriccola, vidi questa persona, e gli disse a Don Felice: ma chi è questo mattaggione che viene da noi senza conoscerci, senza sapere chi siamo, senza aver vissuto le nostre esperienze? E Don Felice prese un pacchetto di fogli, mi disse: tieni, leggi, poi tu te ne accorgi. E mi dette quelle poesie e quelle cose lì. Gli originali li aveva messi lui, già messi in delle teche di ferro addirittura, che erano dalla parte di là, in una stanza di là. Ora Don Adalberto l'ha messa veramente in una posizione che si possano tutti vedere e godere. Mi disse: tieni questa roba, leggitela, poi tu mi dici che tu ne pensi. Io lessi, me le portai a casa, lessi queste cose e gli dissi: Felice, prima fa un libro. Ecco, vorrei dire che il primo libro della Combriccola forse è quello, perché si fece all'interno della Combriccola, chiaramente interessando il comune di Loro, il comune di Terranuova, quelli che ci potevano un po' aiutare. E ci sono le poesie e i disegni di Venturino. Poi io feci un'introduzione parlando proprio di questa persona che ci doveva portare avanti per tanti anni ancora, perché sono passati dei periodi in cui Ulisse non si faceva vedere, non sapevamo neanche dove fosse. Io lo trovavo fuori perché lavorava in banca, lo trovavo qualche volta quando usciva dall'ufficio, insomma, gli faccio: ma che fai? Che vuoi fare? Si va avanti, si va. Poi purtroppo, ma questo è stato per noi veramente un arricchimento enorme, l'abbiamo rifrequentato come Combriccola negli ultimi mesi, negli ultimi due o tre anni, insomma, dai quali è nato questo libro, ma sono nate anche tante altre idee e ipotesi che Mario e anche Stefano cubano un pochino, no? Sanno che c'è qualcosa sotto, qualche idea che lui ha lasciato in noi. La cosa più importante è che ci ha lasciato la sua voglia di
pulita e la sua, il suo modo di vedere le cose sempre in modo positivo. E l'ultima volta che io ho parlato con lui eravamo qui in questa stanza proprio quando furono rimesse queste, questi quadri e si mangiava insieme e insomma lui ci spronava proprio ad andare avanti a fare queste esperienze perché insomma sono quello che noi insieme a lui possiamo lasciare della nostra vita. Questa è una delle cose, è piccolino questo, quello di Don Felice invece è 10 volte più alto, va bene, però qui dentro c'è veramente un condensato di tutte le nostre esperienze e delle esperienze che abbiamo fatto con lui. Deve essere secondo me uno stimolo a produrre altre cose. Vediamo se si fa.